approccio rivitato. Bene, detto questo, passiamo alla prossima comunicazione, che è Alessandra Vaffi, che ci parlerà del lavoro e delle strategie occupazionali in Emilia Romagna, con particolare riguardo al mercato saraceno e alla Valle del Sale. Sentite? Allora, io vi farò un quadro di quello che è lo scenario occupazionale, la concentrazione di aziende, quindi del tessuto produttivo, nel territorio romagnolo, con particolare riferimento anche alla Valle del Savio e al mercato saraceno, dove esistono tra l'altro realtà aziendali molto di rilievo sulla scena internazionale. Quindi proseguiamo in un filo conduttore di una visione di ampio respiro che al di là della Romagna ci porta oltre confini, scenari e orizzonti molto, molto grandi, appunto di grandi orizzonti. Ed è quello che dovremmo fare anche sempre di più, questo è lo scopo un po' del mio intervento, partendo da un'analisi dei dati ultimi rilevati dalla Camera di Commercio e di Forlì Cesena e che si è di recente ampliata, perché la Romagna è costituita Camera di Commercio della Romagna, che quindi comprende Forlì, Cesena e Ravenna. E vedremo che emergono dei risultati molto confortanti, perché il territorio romagnolo, come vedremo poi anche in seguito, verso la fine del mio intervento, dall'osservatorio di Ernst & Young, che è appunto una delle più prestigiose società internazionali di consulenza in ambito aziendale, risulta che il territorio è molto competitivo, è in crescita, c'è un ottimo livello di qualità della vita, c'è un livello elevato di istruzione. Bisogna lavorare ancora su alcuni punti di criticità, quindi soprattutto favorendo la internazionalizzazione, la digitalizzazione, ma il livello è ancora buono. Allora, il contesto socio-economico, appunto il tessuto produttivo, quindi la situazione occupazionale della Romagna, risulta complessivamente apprezzabile, appunto sulla base dei dati sia della Camera di Commercio di Forlì Cesena sia di questo osservatorio della Romagna, come emerso anche di recente in un forum delle imprese che si è tenuto proprio a Cesena e a cui hanno partecipato tra l'altro degli economisti di fama internazionale, tipo il francese Titoussi, anche l'ex ministro Giovannini, e da cui appunto è emerso un quadro molto interessante. Alcune soltanto delle associazioni presenti nella provincia di Forlì Cesena, quali Confartigianato, piccole e medie imprese della Romagna, che è di recente costituzione peraltro, e che sta svolgendo un ruolo molto importante perché attraggono aziende che sono sempre più in crescita e sempre più numerose. Al momento solo Confartigianato e PMI Romagna aggregano oltre 250 imprese, molte delle quali, alcune delle quali presenti anche nel territorio e nel comune di Mercato Saraceno. Una di queste ho avuto il piacere di visitarla per motivi professionali qualche giorno fa ed è veramente un gioiello, non sul piano nazionale soltanto, ma sul piano internazionale, e quindi riveste un ruolo molto importante sia come consistenza di dimensione occupazionale, ma soprattutto anche come importanza della produzione nel settore manifatturiero. Quindi importanza e consistenza che crea anche ovviamente occupazione, perché c'è un'interazione tra le varie variabili che determinano il quadro macroeconomico nel territorio. Quindi rilievo produttivo, occupazionale, molte delle quali, dicevo, situate nella Valle del Savio e nel comune di Mercato Saraceno, ma non solo, anche appunto in tutta la provincia e in tutto il territorio romagnolo. Ecco, un osservatorio molto importante, adesso comincerò a fornire qualche dato concreto, cercando di non annoiarmi troppo, e emerge appunto da questa neocostituita Camera di Commercio della Romagna, che ci fornisce dati significativi sulla complessità, la situazione economica territoriale, gli sviluppi e i cambiamenti che sono in atto. Dai più recenti studi e rapporti emerge infatti che
che in una circoscrizione complessiva di 3.240 km2, 55 comuni e 730.000 abitanti, vi sono quasi 100.000 imprese. Quindi, in un fazzoletto di terra, in fondo, una regione ricca, prosperosa, ma appunto molto circoscritta, si concentra un PIL molto importante. Tant'è vero da studi recenti è emerso che se l'Italia si fermasse dopo l'Emilia Romagna avremmo un prodotto interno lordo al pari di quello dell'Olanda, degli stati più evoluti e più ricchi del nord Europa. Questo non significa che io abbracci stanze federaliste, ma semplicemente per dire che in quest'area geografica c'è una forte concentrazione, quindi di spinta, di innovazione tecnologica, di ricerca e di volontà di crescere. Quindi con un valore aggiunto di oltre 19,5 miliardi di euro. Questi numeri appunto non solo sono numeri fritti che si esauriscono in se stessi, ma esprimono un contenuto molto importante, perché ci troviamo in effetti di fronte ad una realtà imprenditoriale significativa in crescita e molto intraprendente. Realtà caratterizzata da importanti specializzazioni, da importanti filiere sulle quali sviluppare delle progettualità specifiche. Nel rapporto si evidenzia ovviamente un solido posizionamento del settore primario, che è quello rappresentato ovviamente dall'agricoltura nel nostro territorio e anche nella pesca. D'altra parte si presenta altrettanto forte la posizione del settore secondario rappresentato appunto dall'azienda manifatturiera. A questi si affiancano anche, a questi settori consolidati, si affiancano altresì con un ruolo di grande rilievo il terziario tradizionale rappresentato da commercio, turismo, anche tutto l'aspetto del turismo legato alle terme, che diventa sempre più attrattivo, soprattutto anche con riferimento alla località di Bagno di Romagna, che diventa un polo di attrazione molto importante. Ma ancora più promettente si sta rivelando il terziario avanzato, definito anche quaternario, e dei grandi servizi quali cultura, università e sanità. Terziario avanzato presente anche nel nostro territorio, nelle aree che appunto sulle quali si focalizza maggiormente, che sono la tecnologia dell'informazione, e la comunicazione e il marketing, i servizi integrati ai mobili e infrastrutture, ingegneria, territorio e ambiente, consulenza e ricerca avanzata. E ci sono molte start-up presenti in questo senso, con una forte spinta anche verso la digitalizzazione, anche se su questo punto c'è ancora un po' da fare. A tutte queste aree naturalmente sono collegate numerose attività che hanno lo scopo di migliorare il carattere competitivo dell'impresa attraverso l'innovazione, e questo riguarda quindi anche le imprese del nostro territorio, del territorio Romagna in particolar modo, nell'ambito della regione Emilia Romagna, che peraltro è una delle più prospere a livello italiano, anche come PIL, come crescita, competitività. Diciamo che la Romagna ancora deve guadagnare qualche punto rispetto all'Emilia, però ci stiamo avvicinando in questa sorta di campanilismo che ci accompagna da sempre. È molto importante l'innovazione, perché è in stretto rapporto con la crescita economica. Più c'è ricerca, più c'è innovazione, tanto più diventa competitivo il mercato. Aggiungo io, poi ci ritornerò sopra a breve, l'internazionalizzazione, quindi la spinta verso l'export, verso anche i rapporti internazionali che accrescono quindi le possibilità di profitto, ma anche di crescita culturale, sempre in una visione che allarghi gli orizzonti e accresca anche e soprattutto il senso della cultura d'impresa e della responsabilità sociale d'impresa, e di fare un'impresa sostenibile, che si integri col territorio, che garantisca una migliore qualità della vita, perché questo sarà il futuro. In un quadro globalizzato non potremo competere sul solo profitto, ma ci dovremo orientare anche nel sviluppare quelli che sono i punti più forti a nostro favore. Il territorio, in particolar modo della provincia di Forlì-Cesena, quindi anche il territorio mercatese, ovviamente, si presenta sensibile e dinamico sui temi strategici dell'internazionalizzazione, perché alcune imprese si stanno già orientando e muovendo in tal senso, anche se il discorso va maggiormente strutturato, reso strutturale, impostato in maniera continuativa e sviluppato ovviamente. Quindi occorre un più forte discorso culturale di rafforzamento in tal senso, una maggiore consapevolezza, un maggior sapere. Ecco perché le aziende, comprese quelle di questo territorio, pur essendo virtuose
pur essendo molto produttive e quindi notevolmente apprezzabili, devono lavorare sull'investimento in risorse umane, soprattutto nei quadri dirigenziali che mancano nelle imprese italiane, non solo nel territorio romagnolo. Si investe poco in altri dirigenti, in figure altamente specializzate, e altri informatici, figure che, come vedremo dopo, si chiamano data scientist, perché investono in digitalizzazione, in ricerche informatiche, fanno delle apposite ricerche per rafforzare il business e garantire uno sviluppo continuativo e strutturale delle imprese. Quindi innovazione, internazionalizzazione, responsabilità sociale e sviluppo sostenibile. Se si pone l'attenzione sul dato della concentrazione di aziende della provincia di Forlì-Cesena, notiamo che delle 4.669 aziende manifatturiere, che rappresentano un po' la struttura portante, poi ce ne sono anche di altra natura, anche nel settore agroalimentare, però sono i numeri sicuramente più ridotti, sul territorio ben 288 sono ubicate nella Valle del Sabbio, 119 nel comune di Mercato Saraceno e 56 nel comune di Sarsina. Questo risulta sempre dai dati della Camera di Commercio più recenti. Il tessuto imprenditoriale è in crescita, ma sicuramente, come dicevo, si può fare molto di più agendo su degli aspetti strategici. C'è un errore di battitura, quindi non fatevi caso, che pur essendo stati attivati devono essere maggiormente sviluppati sui processi della internazionalizzazione e digitalizzazione. Il dato è emerso dal rapporto della società RSIANG, come vi dicevo, che ha messo a punto uno studio mirato proprio sul territorio della Romagna. Rapporto che, pur valorizzando gli aspetti già importanti e positivi che allo stato dell'arte sono presenti e caratterizzano le nostre aziende, cerca di rendere, suggerisce, offre suggerimenti per rendere più attrattivo e innovativo il territorio, rafforzando i punti che, pur essendo presenti, sono ancora critici. Come dicevo, occorre puntare di più sull'investimento in risorse umane per garantire innovazione, crescita e ricerca anche per le aziende nel nostro territorio, precisamente sulle figure dirigenziali, che è un aspetto molto carente nell'ossatura delle aziende italiane, dove molto spesso il fallimento o comunque la chiusura, la cessazione dell'attività di impresa, quindi anche la perdita di occupazione, è dovuto molto spesso non tanto alla crisi, che pure ha mietuto molte vittime in questi anni, non alla globalizzazione, perché si tende sempre a scaricare, no? La crisi, la globalizzazione, allora delocalizzo, no, delocalizzo perché mi fa più comodo. L'esperienza dell'Ossa di Faenza è un esempio: l'azienda andava benissimo, ha fruito di cassa integrazione per comodo, poi ha delocalizzato in Jugoslavia, dove si pagano meno tasse. Molto spesso è un problema di tassazione. Si potrebbe anche instaurare con le autorità politiche, anche locali, la messa a punto di procedure che snelliscano la burocrazia. Queste spaventano molto anche le imprese estere che devono venire a investire nel territorio. La giustizia lenta, quindi sono altri motivi, ma soprattutto la cattiva gestione o l'assoluta mancanza di gestione del passaggio generazionale. Molto spesso sono aziende floride ma gestite a livello familiare, quindi senza affidarsi a figure esterne che possano offrire anche competenze tecniche forti e soprattutto garantire la successione dell'azienda. Non sempre i discendenti sono interessati a svolgere un'attività o hanno capacità di svolgere questa attività con un profilo di ampio respiro. E quindi occorre una preparazione tecnica, occorre anche la consapevolezza che bisogna affidarsi ad altri, che ci sono i limiti, ma questo rientra in un discorso di responsabilità sociale dell'impresa, perché garantisce la continuità della produzione, al tempo stesso la salvaguardia dei posti di lavoro e quindi evita ricadute negative anche nel territorio, perché se un'azienda chiude tante famiglie perdono il posto di lavoro, questo ha un'incidenza negativa sui costumi, sui consumi, sugli investimenti, quindi tutto questo altera tutta la stabilità e l'equilibrio macroeconomico. E di qui quindi l'importanza strategica di investire in risorse umane. E questo in maniera tale da legare quindi gli obiettivi raggiunti dal dirigente anche al destino dell'impresa, a doppio binario, in modo che il dirigente è più spronato a far crescere l'impresa e viceversa viene quindi incentivato a innovare, a investire, a crescere e a perseguire gli obiettivi. Poi dicevamo sviluppare la digitalizzazione utilizzando queste figure che già al momento, ma già da anni,
sono molto utilizzate nel panorama internazionale e nelle aziende straniere, che fra l'altro sono pagate ottimamente, quindi anche quando si parla di orientamento di nuove professioni, giovani che magari si iscrivono all'università a scienze informatiche o ingegneria, si potrebbero appunto orientare in questa ottica. Queste figure, i data scientist, che sono forniti di solide competenze nell'area della matematica, della statistica, della computazione informatica, e sono strategiche nella vita delle imprese perché analizzano appunto i dati e hanno la capacità di creare dei modelli matematici, una conoscenza quindi nei settori economici legati al business, al market di massa. Quindi assistono il business, individuano dei nuovi trend, dei modelli di sviluppo e utilizzano in questo modo gli investimenti rendendoli più profittevoli. Quindi, riprendendo anche la figura dell'ambasciatore che ha segnato un po', notevolmente, sono rimasta molto colpita da questa figura locale ma internazionale che ha segnato la storia che ha attraversato, cioè non l'ha vissuta in maniera, insomma, non dico...